per l'eliminazione della violenza contro le donne. È stata istituita per la prima volta il 17 novembre. In seguito, per commemorare l'assassinio delle sorelle di Rabat, avvenuto nel 1960 nella Repubblica Dominicana, è stata fissata per il 25 novembre. Anche se le gesta coraggiose delle sorelle Mirabal possono sembrare lontane da noi, il tema della violenza contro le donne è estremamente attuale nella nostra cultura. In Italia, per esempio, nonostante i decreti del legislatore emanati negli ultimi anni per frenare questa violenza, non abbiamo assistito ad alcun miglioramento. I dati rivelano che più del 30% delle donne italiane ha subito violenza fisica e o sessuale. Altri dati suggeriscono inoltre che lo stupro è attuato dai conoscenti della vittima piuttosto che da sconosciuti. Silenzio in aula. Roma, nel mese di febbraio, anno domini 1612, si intenta causa per stupro. Procura e fisco contro Tassi Agostino. Gentileschi Orazio, voi che avete mosso la causa come padre di Artemisia, spiegatene la ragione a questo giudice. La ragione, vostro onore, è che una figliola dell'oratore è stata forzatamente sverginata e carnalmente... Tassi Agostino, voi davate lezione di prospettiva a una femmina? Oh, signor giudice, la femmina è come il padre, dipinge, dipinge. Dipinge? Sì, signor giudice, dipinge. Una pittura! Questa femmina, come è piaciuto a Dio, avendola avviata alla professione della pittura in 3 anni, si è talmente impratichita che posso osare dire che oggi non ci sia pari a lei, avendo persino fatto opere che forse i principali maestri di questa professione non arrivano al suo sapere. E questo è di grande vanto per me. Gentileschi Orazio, voi avete da parlare solamente dietro mia richiesta. Dite dunque, confermate che tenavate in grande considerazione il Tassi. Lo confermo, purtroppo, lo confermo. Gino. Tassi Agostino, aveste voi relazioni sessuali con la detta Artemisia? Mai, mai ebbe che fare carnalmente con detta Artemisia, signor giudice. Artemisia, voi asserite che il Tassi Agostino tentò di sedurvi? L'ho asserito. E lo ripeto oggi a voi, signore. Egli tentò molte volte di approcciarsi a me, ma ricevette sempre un rifiuto. Infine, pensò bene di prendere con la forza ciò che io non ero disposta a concedere. Levatrice Caterina, voi avete visitato Artemisia per appurare se sia ancora vergine e, in caso contrario, da quanto tempo ha perso la verginità? Quale risultato avete convenuto? Trovo che lei è sverginata perché il velo e il panno virginale è rotto. E questo è stato da molto tempo e non di fresco. E lei è stata sicuramente quasi un anno addietro. Sollevo vibrante protesta. Fui obbligata numerose volte a visite lunghe, umiliate. Tuzia, come locataria di Gentileschi Orazio, voi condividete la sua casa. Quel giorno eravate presenti. Raccontate dunque che cosa avvenne. Signor giudice, il Tassi si presentò negli appartamenti di Artemisia e, trovandola dipingere, le tolse dalle mani la tavolozza e intimò a me di lasciarli soli. Me ne andai, nonostante la preghiera di Artemisia di non abbandonarla.
Più volte ho visto poi il detto Tassi in camera da solo con Artemisia. Lei era sul letto, spogliata, e non stava vestita. Olimpia de Vergennis, voi che siete sorella del Tassi, dite cosa sapete a proposito. Signor giudice, questo mio fratello è un furbaccio. Non ha mai combinato niente di buono sin da piccolo. Ed è capace di cose turpissime. Era ammogliato da tempo con Maria Dolodori. Ella fuggì come un amante. Indi essi lui venne a Roma con la cugnata. Tassi Agostino, come vi difendete da codeste accuse? Ah, signor giudice, mia moglie è morta, non so come e quando, poiché io la lasciai a Lucca. Lei mi aveva derubato ed era fuggita. E io l'avevo lasciata andare, signor giudice. La mia sorellastra Olimpia ha montato tutte queste accuse per gelosia. Questo è l'anello che mi dai? E queste sono le promesse! Di persone coraggiose che hanno subito violenza proprio per la loro determinazione ne è pieno il mondo. Ma ce ne sono poche così giovani come Malala, una ragazza pakistana di 16 anni che è stata coraggiosa per ben due volte. Malala nasce il 12 luglio 1997 a New York, in Pakistan. Suo padre è insegnante e attivista. Già da anni si batte per il diritto all'educazione delle donne e gestisce una scuola per ragazze. Da sempre brava a scuola, a 11 anni Malala comincia a scrivere per la sezione in lingua urdu della BBC Online un diario anonimo sulla sua vita da studentessa. Mercoledì 14 gennaio 2009 scriveva: forse non potrò più tornare a scuola. E il 15 gennaio 2009 i talebani ordinano la chiusura di tutte le scuole femminili. Più di 150 istituti erano già stati fatti esplodere. La scuola... Onorevole segretario generale dell'ONU, rispettati anziani e miei cari fratelli e sorelle, assalamu alaikum, la pace sia con voi. Cari amici, oggi è il giorno di ogni donna, ogni ragazzo e ogni ragazza che hanno alzato la voce per i loro diritti. Io non parlo per me stessa, ma per dare voce a coloro che meritano di essere ascoltati, coloro che hanno lottato per i loro diritti, per il loro diritto a vivere in pace, per il loro diritto a essere trattati con dignità, per il loro diritto alle pari opportunità, per il loro diritto all'istruzione. Lavoro come educatrice presso una comunità Masai in Kenya. Ogni giorno mi impegno a far conoscere e accettare i diritti di passaggio alternativi. Chi parla è Nais Lingiri, nata nel 1991, un'attivista kenyota per i diritti umani, che sostiene il rito di passaggio alternativo per le ragazze in Africa e si batte per fermare le mutilazioni genitali femminili. Sì. Ogni anno solo in Africa 3 milioni di ragazze vengono sottoposte a mutilazione genitale. Molte di esse muoiono per complicazioni causate da questa pratica. Io conosco la sofferenza di queste ragazze perché io sono una di loro. Mi sarei dovuta sposare e quella sarebbe stata la mia fine. Così sei scappato due volte da casa? All'età di 8 anni, quando arrivò il mio momento di sottopormi al taglio, decisi di scappare, incoraggiando mia sorella a venire con me. Abbiamo corso attraverso la boscaglia fino alla casa della zia, a 70 chilometri di distanza, per evitare di essere viste per strada. Nostro zio e gli uomini del villaggio scoprirono presto dove ci nascondevamo. Ci vennero a prendere, ci picchiarono e ci minacciarono. Seguente avevo 9 anni e mia sorella 12.